In modo ufficiale, grazie ragazzi, rimanete qua, eh. Allora, parto ufficialmente nel ringraziare. Io questa volta vorrei partire proprio da Fabrizio Serafini, che ha avuto questa idea, che insomma è l'ottava volta che assecondano questa idea, e devo dire che la assecondano molto bene. Quindi complimenti Fabrizio, continua così, ideatore di questa arte sotto le stelle, nonché titolare e direttore della Galleria d'Arte Incontro, che trovate qui, diciamo, nei pressi di fronte all'ufficio postale, ecco, molto facile. Quindi vi invito a visitarla per prendere atto di quanta bellezza sia rappresentata nei dipinti dei tanti artisti presenti in questa manifestazione, che espongono anche presso la Galleria d'Arte in questa mostra Arte Fiera, che si terrà fino al 10 novembre. Quindi davvero cogliete l'occasione. Voglio ringraziare Maria Palladino, perché lei, nella sua veramente immensa professionalità, critico d'arte, presente anche per questa edizione in Arte sotto le stelle, è comunque una persona davvero gradevole, e che si è, come dire, modellata anche lei diciamo, in questa circostanza. Grazie Maria Palladino, grazie a Mattia Di Gregorio, grazie a queste splendide ragazze per la vostra incantevole attività di modelle. Io vi auguro veramente il meglio. Grazie Manuel di Hervese con la sua moda mare da mare, e la moda invece, ricordiamoci, questa collezione Nature, quindi proprio palesemente ispirata alla natura. Noi ci dobbiamo organizzare, perché dobbiamo vedere anche tutto il resto, non ci possiamo fermare così, quindi pensaci, dobbiamo mettere un terzo giorno. Grazie a queste meravigliose e talentuose ragazze, Evelyn Di Lorenzo, futura attrice, ne sentirete parlare, fidatevi di me, Bianca De Rosa, una voce nera soul di cui sentiremo parlare, e così come quella di Gloria Torriero, anche lei una futura vocalist molto black. Ma insomma ragazze, abbiamo avuto poco spazio, è andata così. Ringrazio il service Obiettivo Suono, sempre pronto per le nostre esigenze. E ultimo, ma non ultimo, attenzione, perché andiamo a ringraziare l'amministrazione comunale, e in particolare il sindaco Ottavio De Martinis, che ieri tra l'altro ha ricevuto anche un tuo riconoscimento, una targa meritatissima, sì, in segno di quanto lui si sia prodigato anche, come per tutti gli eventi, ma anche per questo evento. Io non so come faccia, ma davvero si spende notevolmente per ogni manifestazione. Quindi grazie al sindaco Ottavio De Martinis, grazie all'assessore eventi, turismo e cultura Corinna Sandias, e grazie comunque in generale ad un'amministrazione comunale che, diciamocelo, è presente in linea generale, insomma si muove molto bene per questa città, Montesilvano, fortemente in crescita. Per cui ad maiora così, chiudiamo qua con un arrivederci alla nona edizione di Arte sotto le stelle. Noi vi aspettiamo approssimativamente. Le date sono tante, milioni di milioni, ma quella di Arte sotto le stelle è sempre 9 e 10 agosto. Che faccio? Segno? Subito. Allora, meno male, è andata bene. Grazie a tutti di questo incontro, come disse Renato Zero. Buonanotte, buon proseguimento d'estate, e soprattutto buon Ferragosto. Grazie. Finita.